E noi crediamo fortemente in quella che è l'identità del nostro territorio. L'identità è quello strumento che ti rende riconoscibile. Noi abbiamo una cultura millenaria, abbiamo delle testimonianze qui sul nostro territorio proprio che affermano questo tipo di identità e quindi ci teniamo molto e l'adesione a questo tipo di progetto ci dà la possibilità di uscire all'esterno e confrontarci con un dialogo costante con quelle che sono le altre identità territoriali. Quindi diciamo non è un manifesto contro la globalizzazione, ma è un qualcosa che serve a favorire il dialogo tra chi è portatore di una certa personalità, di alcune peculiarità. Noi su Frosinone siamo portatori di queste peculiarità, siamo orgogliosi di queste peculiarità e di appartenenza, non solamente calcistica, ma proprio quella che è proprio la nostra identità territoriale, e quindi l'adesione è un'adesione convinta a questo progetto che ci mette all'interno di un circuito di quelle che sono le città identitarie. È un evento finalizzato a far conoscere quanto più possibile, anche se ormai questo territorio ha dimostrato di aver capito immediatamente il messaggio di cultura e identità. Un progetto straordinario che è sintetizzato da questa fondazione delle città identitarie che raggruppa una rete di comuni che vogliono, che hanno finalmente capito che la cosa migliore da volere nella gestione è quella di recuperare l'orgoglio e l'identità dei luoghi che sono ad amministrare. Oggi si presenta il mensile cartaceo, solitamente Cultura e Identità lo presenta la Camera dei Deputati, anche perché Frosinone ha aderito al nostro progetto, alla nostra fondazione. Noi quando abbiamo lanciato questo progetto 5-6 anni fa abbiamo un po' anticipato i tempi, perché questi anni soprattutto di pandemia la globalizzazione ha accentuato molto di più questo divario, no? Tra il mondo appunto globalizzato e il recupero invece delle tradizioni, delle radici, dell'identità dei popoli. E sta andando molto bene e devo dire che la ciociaria è un esempio su scala nazionale del lavoro che si potrebbe fare in tutto il paese. Sono appunto 12 i comuni che hanno già aderito e in questo numero che è uscito in edicola oggi, che è festeggia i divi controcorrente del cinema italiano nei 90 anni del Festival del Cinema di Venezia, oltre a Dalida Valli dentro ci sono Mastroianni, c'è Morricone che aveva i genitori ciociari, poi ci sono stati tanti, da Manfredi, i divi del cinema controcorrente che vengono su questo territorio. Noi raccontiamo i nostri simboli identitari. Ogni paese italiano ha dei pezzi di arte, di storia, di tradizioni, di identità e cultura che il mondo ci invidia e che noi vogliamo valorizzare.